che tutti penso possiamo pensare che fanno un campionato a parte, dopodiché probabilmente c'è un equilibrio. Noi diremo la nostra, e perché no, le nostre ambizioni sono quelle di fare i playoff, come penso tutte le altre. Essersi spinti a parlare di playoff è certamente il segno della presa di coscienza da parte della società dell'assoluto valore del lavoro svolto fino a questo momento da Mister Raffaele, vero e proprio rivitalizzante di un gruppo che sotto la gestione Siviglia era parso in balia di se stesso. Un lavoro talmente evidente da spingere il presidente Macchia, uno di quei patron schietti e senza troppi peli sulla lingua, a cambiare visione sull'obiettivo stagionale della squadra, passando da una semplice salvezza ad un'ambiziosa voglia di playoff. Se è vero che l'appetito vi è mangiando, la fame di risultati sportivi di questa società è cresciuta certamente di pari passo con la crescita esponenziale di un gruppo che ha finalmente trovato una sua identità. Un gruppo lontano dall'essere perfetto, ma allo stesso tempo voglioso di entrare nell'ottica e nella visione di calcio del tifoso rosso-blu, in piena sintonia con il suo contagioso entusiasmo. Si chiedeva voglia, grinta e una buona dose di feeling con la città che, in tutta onestà, è finalmente emersa sotto la gestione di un mister Raffaele che si sta dimostrando sempre più intenditore della categoria, ormai integrato perfettamente nel tessuto cittadino, umorale e sportivo del territorio. Il trainer rosso-blu, fino a questo momento, è riuscito a tirar fuori il meglio da un gruppo non eccelso, ricco di qualità, ma innegabilmente ancora bisognoso di almeno 3-4 rinforzi di spessore per poter puntare con decisione ai playoff, in un girone C che mai come quest'anno sembra molto equilibrato. Quanto al rettangolo verde, al Menti di Castellammare è mancato solo un pizzico di fortuna, l'episodio positivo in grado di svoltare la gara e dare un importante segnale anche fuori casa. Uno 0-0 frutto dell'ottima prova del reparto arretrato, con Matino e Girasole sempre più amalgamati. Buona prestazione di Armini, sfortunato nel colpire il palo su un'importante azione che avrebbe potuto sbloccare la gara. C'è spazio anche per coloro che finora avevano trovato meno spazio, la grande sicurezza del difensore classe 2003 Verrengia e l'importante struttura fisica del centrocampista Logoluso ripagano mister Raffaele della fiducia con una prestazione degna di nota. Segnali importanti soprattutto nell'ottica di nuove interessanti alternative per una rosa che avrà bisogno dell'apporto di tutti gli interpreti per scrivere il proprio destino. A mancare, oltre ad una buona dose di fortuna, sono i gol dei centrocampisti, ennesimo step evolutivo da raggiungere per poter portare quanti più marcatori a timbrare il cartellino e rendere maggiormente imprevedibile la manovra dei leoni. Assoluti protagonisti i 318 tifosi del Potenza che con compattezza e passione hanno letteralmente trascinato la squadra in una trasferta complicata. Nemmeno il tempo di analizzare questo pareggio che i rossoblu sono chiamati nuovamente a scendere in campo mercoledì tra le mura amiche del Viviano contro l'Ostico Cerignola. Una gara difficile, ricca di insidie, ma nella quale bisognerà obbligatoriamente puntare ai 3 punti per delineare finalmente in maniera chiara le ambizioni e potenzialità di questo Potenza in vista delle ultime gare del girone d'andata. Nel segno di una gara suggestiva e dell'indimenticabile rovesciata di Carlo Sfranza, i leoni dovranno imporre i propri ritmi provando a scrivere un secondo capitolo vincente di una gara tanto suggestiva.